occupato di, come consulente tecnico di diversi procedimenti ambientali per Cera ed in particolare di uno che si è concluso nel 2005-2006, non ricordo bene, che riguardava la presenza di amianto nel petrolchimico di Gela e soprattutto la contaminazione ambientale. Allora, quello che è risultato in questo procedimento giudiziario, nella perizia relativa, era che al momento, a quel momento non c'era in atto una presenza di amianto, una presenza di amianto nell'ambiente di lavoro del petrolchimico di Gela, quindi non vi era un rischio nell'ambiente di lavoro. Questo però alla data del 2005, ricordo più o meno, la perizia soprattutto riportava dati molto interessanti riguardo ai flussi, innanzitutto al monitoraggio dell'amianto, quindi la presenza, il monitoraggio della presenza di amianto, che era stato aggiornato di volta in volta a partire proprio dal 95, non dal 92, questo, quindi già al 95, dopo 3 anni dall'entrata in vigore della legge, non vi era ancora un censimento in atto sulla presenza di amianto. E questo è fondamentale. Dal 95 in poi il censimento viene aggiornato con nuove quantità di amianto, vuol dire che nel tempo è stato ritrovato amianto dove neanche si sapeva ci fosse. Quindi ovviamente se io so che non c'è amianto vado a intervenire in un modo diverso rispetto ad una consapevolezza se c'è un amianto. Quindi nel momento in cui apro una coibentazione e mi accorgo, oppure so che c'è una, apro un impianto e mi accorgo di una coibentazione, probabilmente già l'esposizione è avvenuta, poi magari metto rimedio, magari.